Allora, i mezzi d'assalto sono una peculiarità proprio della Marina italiana. Questo è un mezzo d'assalto di superficie, perché i mezzi d'assalto si suddividono in mezzi d'assalto di superficie o mezzi d'assalto subacquei. Il mezzo d'assalto di superficie è il barchino esplosivo. Viene fuori da un'idea della nostra Marina e che gli ha dato le gambe poi un grande motonauta che era l'ingegner Cattaneo della Capi. L'ingegner Cattaneo era un progettista della motonautica e che cos'è che ha brevettato? La trasmissione a Z, cioè quello che oggi noi chiamiamo l'entrofuori, motore dentro lo scafo e elica propulsiva articolata per potersi sia alzare sui fondali più bassi o sulle ostruzioni e poter ruotare, quindi eliminando il timone. Il barchino esplosivo aveva solo un handicap, poteva essere accompagnato nella zona di operazione su un mezzo di superficie perché non poteva stare dentro un sommergibile. Venne accompagnato da due mezzi di superficie nell'incursione della Baia di Suda che costò l'affondamento dell'incrociatore York durante le operazioni per la conquista di Creta e venne poi invece utilizzato proficuamente su colonne autocarrate che portavano questi mezzi d'assalto vicino alla linea del fronte, così in Mar Nero, così come in Libia e Tunisia. E come funzionava? Funzionava che aveva un motore Alfa Romeo di grande potenza, l'operatore era dietro all'estrema poppa, aveva dietro uno zatterino il quale serviva nel momento che lui, lanciato il mezzo d'assalto e bloccati i comandi contro il bersaglio, si buttava in mare e saliva sullo zatterino. Il motoscafo esplosivo non esplodeva all'impatto diretto contro la fiancata della nave nemica, ma al momento in cui impattava contro lo scafo, dei chiodi esplosivi tagliavano la prua, cominciava ad affondare e l'esplosione avveniva con 330 kg di tritorita, una bomba la quale si azionava sotto la superficie del mare. Perché un'esplosione sotto la superficie del mare danneggia gravemente una nave. Un altro mezzo d'assalto di superficie molto più grande, quindi anche creava dei problemi per essere portati in zona d'operazione, poi vi dico come, era il motoscafo turismo silurante, cioè non era un barchino esplosivo, ma era un vettore riimpiegabile. Perché aveva un piccolo siluro, il quale poi vi faccio vedere nel particolare, veniva lanciato contro il bersaglio. È molto meno di un masse, perché è molto più piccolo, però è molto più razionale per letalità di un barchino esplosivo. Aveva due operatori che erano in questa cabina, e i quali erano armati con un fucile mitragliatore per la difesa ravvicinata del mezzo. Se andiamo verso poppa, vi descrivo la parte tecnica, la funzionalità. Allora, questa è l'ultima versione del motoscafo silurante, difatti è la versione allargata, è lo SMA OMTSMA, motoscafo turismo silurante modificato allargato. E ha due motori Alfa Romeo e qui noi possiamo vedere nel particolare la famosa trasmissione a Z inventata brevettata. Aveva poi un piccolo vano nel quale c'era un siluro accorciato. Questo siluro veniva lanciato alla rovescia indietro con dei martinetti del motoscafo che dopo aver puntato con la prua e quindi dando la direzione al siluro lanciato, scartava a dritta o a sinistra e il siluro continuava nella sua corsa. Il mezzo d'assalto subacqueo tutti lo chiamano maiale, non ha la forma di un maiale, non è tozzo, anzi è molto snello, però il nomignolo deriva da una giornata di arrabbiature di Teseo Tesei. Teseo Tesei era un elbano, quindi aveva proprio il vernacolo, il modo di dire dei livornesi. La base dei nostri mezzi era Bocca di Serchio, dove venivano testati e dove ogni giorno si faceva un'esercitazione per prepararsi alle operazioni.
Quel giorno Teseo Tesei aveva un mezzo il quale si rompeva continuamente e quindi gli diede grandi difficoltà di recupero, di portarlo. Quando arrivò alla fine della giornata, al momento dell'ormeggio, disse al marinaio che doveva tirarlo verso terra: "Ormeggia un po' sto maiale", proprio alla livornese. E quindi da quel giorno fu il maiale. Mezzo d'assalto subacqueo, immortalato dalle gesta di Alessandria, di Gibilterra, dell'Onterra, ha affondato moltissime tonnellate di naviglio nemico. Nasce dall'intuizione di due giovani ingegneri, Teseo Tesei e Delio Stoschi, i quali pensano che se un siluro viene azionato da un motore lento, quindi diventa a lenta corsa, può essere cavalcato da degli operatori. E così nasce l'SLC, siluro a lenta corsa, chiamato poi maiale. C'è un'altra cosa importante però, per poterlo cavalcare è stato necessario però le intuizioni e la genialità dell'ingegner Belloni, il quale ha marinizzato un autorespiratore d'eliss, quindi l'ha reso fruibile sott'acqua, ha progettato la tuta Belloni e ha ottimizzato la maschera subacquea. Quindi ora l'operatore può respirare malamente sott'acqua e non ha più bisogno del tubo del palombaro, quindi può andare dove vuole. Nasce il subacqueo che oggi tutti conosciamo, che è una cosa normale, ma nel 1939-40 era una cosa talmente difficile e dura che pochissimi operatori potevano fare. È composto da una testa esplosiva, la quale veniva divisa da tutto il corpo per poter essere attaccata tramite un anello chiamato golfaro alla carena della nave nemica, un motore elettrico, un pannello di controllo con un reostato per poter dare potenza al motore, due piccole pompe d'assetto, un volmetro, una bussola e un profondino. Gli operatori appunto lo cavalcavano. Qua noi abbiamo la cesta dove veniva messo il cavo, il quale con dei morsetti poteva fissare passando dall'anello alle alette di rollio della nave nemica. Abbiamo un gran dono che è l'orologio Panerai regalato al Museo Tecnico Navale della Spezia dall'ammiraglio Notari. E poi c'è una bussola Panerai. Dietro invece abbiamo l'archetipo dei mezzi d'assalto, la Mignatta, è la torpedine semovente Rossetti. Un'altra azione leggendaria dei mezzi d'assalto fu quella, anzi non quella, quelle dalla base segreta nave Volterra. Che cos'era? Allora, noi avevamo una nave la quale era stata internata allo scoppio della guerra, perché belligerante, è una nave mercantile, una cisterna, nel porto di Algeciras. Algeciras è esattamente all'imboccatura dello stretto di Gibilterra. Se c'era una cosa difficile era compiere operazioni con un sommergibile a Gibilterra, perché per entrare nella baia bisognava uscire dallo stretto ed entrare. Solo gli italiani potevano avere una faccia tosta tale da poter utilizzare questa nave internata come base segreta dei mezzi d'assalto. Avevamo però anche un momentino un aiuto degli spagnoli, i quali forse qualcosa ci dovevano e tanto non indagavano su quella nave che era l'internata. Con la scusa di riparare la nave, vennero dall'Italia molti pezzi di ricambio e molti operai. E i pezzi di ricambio erano sì pezzi di ricambio delle macchine, ma erano anche siluri a lenta corsa. E gli operai erano sì persone che sapevano lavorare molto bene, ma erano operatori dei mezzi d'assalto. Voi pensate che all'armistizio gli inglesi non si erano ancora accorti che le operazioni dei mezzi d'assalto siluri a lenta corsa nell'interno della baia di Gibilterra venivano dalla nave che era dalla parte opposta. Non l'hanno mai saputo. Il comandante della base segreta era l'ammiraglio Notari, che regalò il suo Panerai al Museo Tecnico Navale.